Mister Ruscitti, un inizio di campionato ricco di colpi di scena, partendo dai due gol nel giro di due minuti fino all'ultima emozione, quella della rete annullata proprio a tempo scaduto. Vabbè, la rete annullata era fuori gioco clamoroso, quindi non ci sta neanche da discutere. Non è una rete annullata, l'arbitro ha fischiato prima, quindi non si può parlare chiaramente di rete annullata. È una partita in cui il primo tempo abbiamo fatto, secondo me, molto bene. Abbiamo creato alcune palle gol clamorose che non abbiamo sfruttato. Dopo il Bar è uscito il secondo tempo, non avendo grandissime occasioni, però avendo una buona supremazia territoriale. Alla fine è venuto fuori questo pareggio, ma cerchiamo insomma di migliorare le cose meno buone che abbiamo visto. Che cosa servirà per magari ottenere i primi tre punti invece nella prossima partita a Benevento? Noi non lavoriamo nei termini di una settimana e dell'obiettivo settimanale, ma il nostro obiettivo è più a lunga scadenza. Cioè, sicuramente dobbiamo lavorare tanto con questi ragazzi per migliorarli tecnicamente, tatticamente, insomma per preparare i futuri calciatori. C'è c'è una differenza incredibile tra prime squadre e settore giovanile. Noi cerchiamo di non dare più nozioni a questi ragazzi, ci fa piacere quando le mettono in pratica. Ripeto, cerchiamo di lavorare, abbiamo ottenuto questo pareggio, ma sicuramente vedendo l'arco della gara e le occasioni soprattutto, è stata una buona partita e prendiamo il buono che c'è stato.